Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. Anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi andremo rapidamente, molto rapidamente, a sbirciare il manuale utente dell'IBM PS1. IBM PS1, un home computer di cui ho già parlato. Potrete trovare nella playlist di fare retrocomputing. L'IBM PS1 ha un'importanza storico-commerciale rilevante, dato che IBM ha sempre prodotto hardware per il mercato business e si contano sulle dita di una mano le volte in cui IBM decise di produrre qualcosa per il segmento home computer. IBM PS1 è una di quelle volte in cui IBM ebbe a produrre un home computer. Il piccolo IBM è una mosca bianca, forse l'unica mosca bianca home computer in una totalità di computer IBM mosche nere per il mercato business. Il manuale di IBM PS1 è molto spartano, non ci sono foto, non ci sono immagini, molto tecnico. Contiene una marea di informazioni tecniche e professionali che vanno molto oltre le necessità di un hobbista che non aveva di certo il bagaglio culturale di un amministratore di sistema o sistemista a cui solitamente i prodotti IBM puntavano per la vendita alle grandi e medie aziende di hardware. Per questa ragione commenteremo rapidamente solo la prefazione del capitolo 1, capitolo 2 e capitolo 5. Eccolo qui, la prefazione del manuale utente dell'IBM PS1. Da cosa era composto il manuale PS1? Dal capitolo 1, descrizione del sistema che andremo a vedere, sezione 2, perché anche questo andremo a vedere riguardo alla scheda madre, poi abbiamo la sezione 3 che non guarderemo riguardo agli input-output, la sezione 4 è l'alimentazione, la sezione 5 invece la guarderemo rapidamente lo spazio relativo alla tastiera, anzi le varie tastiere, 6 relativo alle informazioni tecniche sul mouse, che era un mouse seriale, 7 le informazioni sul display, quindi per lo più informazioni tipo elettroniche sugli schemi elettronici che a noi non ci interessano, 8 e 9 e 10 altre informazioni tecniche, l'8 riguardo ai driver, 9 riguardo alla seriale ed al modem che era interno da 2400 bit per second, poi la sezione addirittura 10 che è relativa, conteneva il codice macchina dell'8286, quindi il codice assembly, e poi abbiamo la sezione 11 relativa a in caratteri speciali, compatibilità e altre opzioni, tutte informazioni estremamente tecniche che ad un hobbista interessavano poco o niente. La macchina funzionava utilizzando il DOS 4.0 su cui sopra si appoggiava Windows 3.1. Eccolo qui, capitolo 1, sono pochissime pagine, quindi faremo rapidamente la nostra viaggio nel tempo. Eccolo qui da cosa era composta la macchina. La macchina aveva 512k di ROM, aveva 512k di RAM, drive da 1.44 da 3.5, una seriale RS232 e poi un disco fisso da 30 mega. Un ROM praticamente veniva caricato dal DOS, dal dischetto, l'MS-DOS 4.01. Dunque 512k di RAM, che poteva però essere espansa fino ad 1 mega. La macchina aveva un 8286 e quindi era una macchina con un modem interno da 2400 bit per second. Questo, eccolo qui, il sistema 8286 da 10 MHz, 256k di ROM, eccola qua, e poi 512k di RAM. Vediamo un po',
Eccolo qui, 8286, ROM 256K, a seconda della versione potremmo averne anche 200, anche 512K di ROM. La RAM invece era 512K, però diciamo era espandibile fino ad 1 MB. L'8286 era un microprocessore diciamo discretamente a 16 bit con un bus dati a un bus data a 24 bit, però diciamo era un microprocessore a 24 bit. Andiamo un po' altre informazioni. IBM DOS 4.1, che poteva risiedere anche in ROM se ovviamente si sceglieva questa opzione, non occorreva caricare il DOS da dischetto. Andiamo un po', ecco, questo è il sistema più o meno in cui sono, per lo più qui diciamo non ci sono fotografie sul manuale dell'IBM e PS1, ma solamente grafici e disegni e diagrammi di flusso, vari indirizzi di input e output, sistema delle di indirizzamento. Poi abbiamo altre specifiche tecniche di funzionamento, dimensioni, umidità e quant'altro. Il capitolo 2 del BMPS1, faremo rapidamente diciamo un viaggio nel passato. Questo è un manuale estremamente tecnico dove non ci sono figure o disegni o fotografie, ma solo informazioni tecniche, diagrammi di flusso e schemi elettrici. La macchina era un 8286 a 10 MHz, il microprocessore era a 24 bit, ma il bus dati a 16 bit. Nel manuale c'è addirittura praticamente scorrendo nella parte finale lo spazio anche per imparare l'assembler dell'80286. La macchina poteva arrivare fino a 16 MB di indirizzamento. Andiamo a vedere che cos'altro c'è, le varie informazioni sulla macchina, i vari comandi, tutta una serie di informazioni tecniche sugli interrupt, tutte gli schemi elettrici, circuiteria, quindi informazioni degne di un sistemista che ad uno vista ovviamente interessavano poco, veramente poco. Però diciamo IBM aveva questo taglio per i propri manuali. Eccolo qui, questi sono i controllori del DMA. Altre informazioni, il data transfer dalla memoria alle periferiche, indirizzamento di memoria, registri. Vediamo un po', gestione dell'interrupt. Eccoli qui, diagrammi di flusso che spiegano praticamente dall'unità centrale ai vari PO, vari canali. Ok, i registri, anche che cos'altro c'è, speaker. Qui era dotato il computer di un modem da 2400 bit per secondo, che era oggi veramente poco, ma per l'epoca era veramente notevole. L'ultimo capitolo che guarderemo è quello relativo alle tastiere, in cui la struttura delle tastiere per i vari paesi è essenzialmente identica, anche se sono state localizzate dall'IBM per Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svizzera, Gran Bretagna e Stati Uniti. Le tastiere erano essenzialmente identiche, c'era solo la presenza di caratteri speciali localizzati. In particolar modo andremo a vedere, ecco, le varie tastiere. La forma era praticamente identica, non cambiava assolutamente niente. Andiamo a vedere la tastiera italiana, eccola qua, la tastiera italiana era una QWERTY, la M era qui, c'era la W qui e la presenza di A e O accentate. Quindi il resto era essenzialmente identica alla struttura di tutte le altre tastiere localizzate per altri paesi con relativi caratteri speciali posizionati sulla tastiera. Il resto del capitolo dà informazioni tecniche sulle tastiere per quanto riguarda
codici elettrici e gli spinotti, le prese delle tastiere erano PS2 a differenza del mouse che era una presa seriale. Ok, eccolo, spinotto PS2 per la tastiera, e queste sono le specifiche tecniche. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.